strategie con le options americane sulle fonti TV, spazio dedicato quindi alle opzioni, anche uno spazio che vuole essere formativo, come ben sapete, per raccontarvi qualcosa di più rispetto a questo mondo che magari per molti rimane ancora un po' più complicato, ma che grazie a Nello Sgambato, che vado subito a salutare, diventa assolutamente fruibile. È un po' anche la nostra mission, quella di rendere l'economia, la finanza sempre più a portata di tutti. Ciao Nello, buongiorno. Ciao Manuela, buongiorno a tutti i telespettatori. Ciao. E in effetti, quando ci sei tu, arrivano molte domande anche generiche proprio sul mondo delle opzioni per capire come muoversi. Ricordiamo peraltro che tu scrivi libri, cioè sei un formatore indipendentemente dalla tua operatività. Quindi davvero invito i nostri amici a rivolgersi a noi attraverso il nostro numero di WhatsApp per porre delle domande a Nello, che sarà con me per questo slot di diretta. Allora, Nello, intanto ti chiedo in generale una panoramica sui mercati, proprio con l'occhio delle options, naturalmente. Così poi riprenderemo le strategie che ci avevi portato qui sulle fonti TV, che se non ho capito male sono tutte in guadagno, per capire perché avevi scelto proprio quello e poi naturalmente diamo degli spunti nuovi. Allora, prima cosa, panoramica generale. Ecco, la panoramica generale a noi opzionisti salta sempre all'occhio il focus che è quello della volatilità, e cioè una volatilità bassa con i mercati, lo Standard & Poor's per eccellenza piuttosto che il Nasdaq sui massimi, ci dà l'idea di intervenire con le opzioni americane con strategie di acquisto. Detto questo, quanto può durare questa situazione? Ormai sono mesi che i mercati continuano a salire, siamo forse sui massimi dei minimi dell'anno scorso di questi tempi, forse proprio ieri è stato toccato il minimo dell'era del Covid e è cominciata poi una galoppata esagerata che continuiamo a vivere. Ci sarà uno storno? Molto probabilmente sì, quando non si sa. Devo dirti che controllando gli open interest sulle opzioni, relativamente alle opzioni per restare nell'ambito di ciò che mi compete, devo dirti che molte posizioni sono su call e quindi la stragrande maggioranza degli operatori è mediamente rialzista, mediamente laterale rialzista. Non ci sono segnali di paura che possa crollare, non ci sono grossi picchi di vendita allo scoperto piuttosto che di acquisti di call, ma molti invece molti picchi di acquisti, no, scusami, di put, ma invece molti acquisti di Di call call. che sono termine, sì. Infatti, quindi prima domanda un po' più formativa e poi andiamo a vedere quali sono le strategie in guadagno che insomma vogliamo mostrare e ricordare ai nostri telespettatori. Se ti dovessi chiedere in generale in questo momento proprio di mercato, no, con la view che ci hai dato tu, se le opzioni americane possono essere un buono spunto per come dire, per un'operatività interessante, cosa mi rispondi? E poi magari ribadiamo perché il mercato americano, no, soprattutto in questo momento, può dare questi spunti operativi. Allora, io so che molti trader in azioni controllano noi opzionisti, le nostre posizioni, quindi anche loro utilizzano i segnali che arrivano dalle option, soprattutto dalle call, per capire se appunto l'andamento può essere rialzista. Gli spunti sul mercato americano ce n'è quotidianamente, sono circa 8.000 i titoli che io monitoro col mio staff quotidianamente e quindi va da sé che si potrebbero aprire decine di posizioni ogni giorno, perché poi le calls e le option in generale, il put, sono talmente modulabili che si possono aprire strategie ed essere quasi sempre in guadagno, perché non bisogna, noi non abbiamo l'onere di capire dove deve andare necessariamente un titolo. È necessario che nell'arco di 2 settimane, un mese, resti in una determinata fascia. Se devo dare, no, ma suggerimenti non ne do, ma io resto ancora comunque in un'ottica laterale rialzista e quindi andrei ad operare sul VIX, perché è vero che lo Standard & Poor's, il VIX è l'indice della volatilità dello Standard & Poor's, è vero che lo Standard & Poor's è sui massimi, ma è abbastanza difficile, a mio avviso impossibile, capire quando ci può essere un crollo. E poi le put sugli massimi dello Standard & Poor's costano un sacco di soldi, anche se la volatilità è bassa. E allora, per non andare ad aprire strategie troppo complesse, soprattutto per i neofiti, dico, compriamo call sul VIX. Call sul VIX a lunga scadenza che beneficeranno di un eventuale, che costano poco relativamente ai prezzi delle call stesse, e se il titolo, l'indice dovesse scendere, dovesse crollare, la volatilità e quindi l'indice VIX e quindi le nostre call beneficeranno in maniera anche importante.
D'accordo. Altra domanda generica formativa, come la definisco io, in un'ottica rialzista, quale strategia è migliore? Buy call oppure vertical call? Nello. Allora, se voglio sfruttare la convessità tipica delle option, sicuramente la buy call, perché con la buy call io so quant'è la cifra in maniera anticipata, io so quando compro la call quanto posso perdere al massimo come premio, ma non posso calcolare quanto posso guadagnare. Un esempio degli ultimi è stato per esempio GME, ma ogni giorno c'è un titolo che esplode di valore e la call, grazie all'aumento del titolo, grazie all'esplosione della volatilità stessa, potrebbe anche decuplicare, ventuplicare, trentuplicare il premio stesso. Quindi in un'ottica speculativa fortemente rialzista, sicuramente la buy call, Sì. lunga scadenza, come tra l'altro una mia strategia che indico nel libro che prima hai ricordato. Se invece voglio avere un'ottica a breve distanza, tipo un mese, allora è meglio un vertical, perché ho il break even molto più basso, quasi head money, quindi basta che il titolo aumenti un pochino, addirittura lateralizzi, che mi posso portare a casa ogni mese percentuali di ROI anche a due cifre. Dipende un po' anche dal mindset dell'operatore. Oppure un portafoglio bilanciato è possibile anche prevedere entrambe le strategie. Ok. Quindi uno stipendio mensile e ci posizioniamo in maniera tale da avere un guadagno straordinario nel caso in cui il titolo sottostante dovesse aumentare in maniera importante nell'anno successivo l'apertura della buy call. Molto chiaro. Allora, ci sono già altre domande, ma che ci riportano su strategie mirate su titoli, quindi prima di arrivarci, ripartiamo da quelle che ci avevi proposto tu, Nello. Allora, se non ho capito male, strategie tutte in guadagno. Sì. Allora, quali erano? Penso che tu possa condividere il tuo schermo e andiamo a ripercorrerle insieme. Quando parlo di strategie tutte in guadagno, adesso si dovrebbe vedere, sono quelle relative in maniera tipica alle option, cioè nelle ultime puntate mi sembra che qualche telespettatore mi avesse chiesto su dei titoli, su delle penny stock. Allora io avevo così messo in portafoglio delle penny stock. Penny stock sono quei titoli che costano molto poco a singola azione, che se dovessero avere un aumento di valore potremmo anche avere dei guadagni molto importanti, ma molte di queste penny stock non sono opzionabili e quindi siamo costretti a comprare il titolo. Siamo costretti noi opzionisti, se non c'è la call, a noi non piace tanto comprare il sottostante per una serie infinita di motivi. E Ok. quindi quando parlo di strategie in guadagno sono quelle che di solitamente descrivo in queste dirette, dove vado ad aprire strategie non propriamente speculative né direzionali, ma strategie tipicamente che se restano in una determinata appunto, area di movimento, se il titolo resta in queste aree abbiamo comunque dei guadagni importanti, non esponenzialmente infiniti come potrebbe essere quella potenzialmente infiniti come può essere la call, ma comunque ROI di tutto rispetto che chi non fa opzioni americane non crede che si possano ottenere, ma non solo si possono ottenere, ma anche molto spesso, soprattutto sul mercato americano, parlo dal Sì, mercato americano. Quindi certo. andiamo a vedere come dicevo, questi titoli sono stock, cioè sono titoli in portafoglio, qui bisogna necessariamente aspettare che il titolo aumenti di valore. Non abbiamo la spada di Damocle della scadenza che abbiamo con le option, questo è vero. Però, ripeto, abbiamo comprato questi titoli, questi stocks, perché non avevamo lo strumento opzione, tranne che in due, con scadenze molto lunghe e stiamo aspettando che si apprezzino di valore. Mentre successivamente, poi a febbraio, avevamo segnalato due titoli, per esempio General Electric e Ford, che proprio dopodomani vanno in scadenza ed entrambe le strategie sono in guadagno, perché entrambe le strategie hanno una quotazione attuale superiore proprio break even. Quindi sono strategie che hanno portato a casa General Electric un 185% e Ford un 108%, si potrebbero chiudere anche oggi. E quindi, a parte che poi chi mi segue ha queste mie segnalazioni prima, che possa poi verificarsi e quindi appunto verificare che è andata veramente, Sì, veramente ok. così. Poi ci sono titoli, Uxin, per esempio una buy call, e qua stiamo aspettando che esploda il titolo. Questa è una buy call, ogni tanto mi piace anche inserire delle strategie un po' più speculative. E poi un altro titolo è QD, anche questo scadrà ad aprile, siamo già in guadagno. Quindi sono tutte strategie
in guadagno sostanzialmente. Ok, così l'abbiamo ripercorsa. Allora, da dove vogliamo invece partire questa settimana, in questa puntata, Anello? E perché? Questa settimana vorrei parlare di due titoli che Sì. sono GameStop e Tesla. Perché? Perché sono quelli più gettonati, in Eh sì, ma privato. infatti ti stavo dicendo, torniamo alle origini, insomma, poi avevamo dedicato anche parecchio tempo per esempio a GameStop con quello che era successo, no, con te. E poi su Tesla, vabbè, per ovvie ragioni legate anche alla posizione rispetto alle cripto. Comunque, GameStop e Tesla, partiamo da GameStop. GameStop, sì, GameStop, mi chiedono in tanti come si fa. Io mi sono trovato in uno short squeeze, ma non è così semplice come si può trovarsi in short squeeze. C'è una tecnica, una logica, ma è molto complessa e poi la descrivo nei corsi, ma non è così facile, è possibile, ma non è così facile. Lo short squeeze è quell'occasione in cui ci si trova con una call e può dare risultati addirittura 4-5 cifre percentuali, no? Però vabbè, sono cose uniche che rare, non le utilizzerei come strategia da imprenditore delle opzioni, no? Sì. E a me comunque, ecco, però riprova di quello che sto dicendo, non vado a comprare call, ma voglio sfruttare che cosa? L'alta volatilità che hanno sia GME che Tesla, e quindi ritorno ai miei preferiti vertical call e put, dove praticamente vado a vendere una 110, mi copro con una 105. Perché non si può mai sapere, il vertical ti dà la protezione verso il basso, cioè se il titolo crolla io so già quanto posso perdere. E quindi vado ad aprire una strategia abbastanza speculativa, perché vedo che ai lettori piacciono molto le situazioni Sì. così un po' borderline, no? Vado ad aprire questo vertical, che scade addirittura il 9 aprile, tra un paio di settimane, e guadagneremo 208 dollari ogni 292 investiti e massima perdita che possiamo subire, per un ritorno percentuale del 71%, e saremo in guadagno se a scadenza il 9 aprile il GME GameStop quoterà sopra 107,92. Okay, questo è in base ai calcoli di stamattina. In apertura potrebbe cambiare qualcosa, ma questa è la logica e questa è la traiettoria di questa Ok, puntata. certo, molto chiaro. Ottimo, invece Tesla, perché? Per Tesla utilizzo la stessa logica, anche qui, perché la volatilità è molto alta e noi azionisti dobbiamo necessariamente sfruttare la volatilità e la sua ragion d'essere, no? È la volatilità che fa la differenza per noi azionisti, non il movimento del titolo e basta. Tesla ha volatilità molto alta, vado ad aprire, mi dà quindi la possibilità di aprire una posizione vertical put molto bassa, out of the money, si dice in gergo, e quindi ho la possibilità che il titolo da qui al 9 aprile possa ancora scendere addirittura, ma io sarò in guadagno se a scadenza, il 9 aprile, anche questa è una strategia a breve scadenza, quoterà sopra 499,52, avendo un ritorno di 48 dollari ogni 952 investiti. È un 5%, rispetto agli altri ROI sembra poco, ma in realtà il 5% su un titolo così grosso e in così pochi giorni è tantissimo. Ok, allora poi magari rivediamo al volo GameStop e Tesla, che sono le due strategie di oggi. C'è questa domanda. Allora, buongiorno, eccomi qui anche oggi con i miei immancabili amici di Le Fonti TV, grazie mille. Non si firma l'amico, quindi non posso salutarlo per nome, insomma, se vuoi scriverci ti saluto volentieri. Volevo chiedere a Sgambato una view su, partiamo da questo, Tilray. Ci sarà un recupero? Grazie Il Ray, mille. Sì. mi può dire il ticker? Perché Guarda, lo cerco subito anch'io, così te lo dico subito. Allora, Tilray è proprio le consonanti, diciamo così, Torino, Livorno, Roma, Y. Come il codice fiscale, insomma. Sì. sì, è un titolo che probabilmente ho anche analizzato adesso che me l'hai detto. Belle queste domande che mi fanno analizzare il titolo. Vediamo se la connessione mi dà la È un possibilità. titolo del settore cannabis, scrive, perché poi ne segnala anche un altro, ma vediamo di andare per gradi. Prima partiamo da Tilray. Allora. Ce l'abbiamo? La connessione è un po' lenta oggi. Vabbè, Siamo ci tutti in arriviamo. ritardo. Ok, intanto io sto vedendo se c'è qualche altra cosa che ti possiamo chiedere. Intanto andiamo a vedere Tilray. Ce la facciamo, Nello? Vediamo, Ok, se no andiamo oltre perché altrimenti è un peccato, possiamo dire altre cose. alto Ok, passo. perfetto.
Facendo una breve analisi, il titolo è in risalita, anche se ieri ha perso 2,85, però in base all'analisi grafica è un titolo che indica un rialzo. Ma noi opzionisti, come dicevo prima, non dobbiamo indovinare la direzione. Io sicuramente, avendo questo titolo, una volatilità che lo permette, vedrei una vendita di put a scadenza un mese, a scadenza un mese. Se poi si vuole essere un pochino più spregiudicati, una call a lunga scadenza, ma dovrei avere un po' più di tempo per fare un'analisi più approfondita. Ma comunque i supporti li ha toccati tutti, la volatilità lo consente, quindi o la vendita di put, naked put, se si ha poi la liquidità per sostenere un'eventuale discesa del titolo per tenere in portafoglio poi il titolo stesso, perché ogni venduta si viene assegnata per 100 stocks, oppure un vertical, uno dei vertical che di solito comunico in diretta, quindi andare a vendere magari, essendo rialzista, il vertical con le put può essere anche at the money, e quindi vendere 1,22 e coprirsi con 1,20 o 1,21 a scadenza comunque di un mese, perché le option, quando si apre una strategia a credito, beneficiano del decadimento temporale. Col passare dei giorni è sempre a vantaggio di chi vende. È un titolo che comunque fa parte di una categoria, di un'industria che, anche a mio parere, potrà sicuramente crescere nel futuro. Ok, un amico segnala su Tilray, va sottolineato che a breve ci sarà la fusione con Pasquale, con Apria che si occupa di healthcare, quindi ci sarà questa fusione tra, grazie anche per questa notizia che in qualche modo guida i movimenti di mercato. Allora, Nello, siamo quasi in chiusura, andiamo a rivedere le due strategie di oggi, così poi le riprendiamo nella prossima puntata. Abbiamo parlato di GameStop e di Tesla. GameStop e Tesla, entrambi vertical credible put a breve scadenza, così abbiamo molto decadimento temporale a nostro favore. Però c'era anche un'altra strategia, volevo prendere anche questo tempo un attimo, e TRN, una buy call, scadenza gennaio 22, perché ha una volatilità molto bassa e poi tante altre caratteristiche che mi spingono a comprare una call. Con scadenza appunto il 21 gennaio, costa 77 dollari, è un po' come la Uxin, come si vede in questa schermata. Sono strategie che veramente potrebbero esplodere di valore, avendo comunque, se il titolo aumenta, se la volatilità aumenta, avendo come perdita massima 77 dollari. Bene, Nello, intanto ci saluta anche Roberto, che è l'amico che aveva chiesto appunto le Tilray prima in un. Comunque, se c'è questa fusione, come me l'ha detto, beneficeranno entrambe le società di scambio. Esatto. Quindi nell'ottica della fusione, oltre che una vendita di put, ci vedrei bene anche una call in acquisto a lunga scadenza, ma farei abbassare un pochino la volatilità perché mi sembra un po' alta, però non è sbagliato, ci starebbe anche questo. Nello, ok, togli pure i tuoi grafici così ti salutiamo e naturalmente ti ringrazio come sempre per la tua collaborazione, dando appuntamento ai nostri amici, intanto ai tuoi canali diretti per saperne di più e per chiederti cose che purtroppo in questo spazio non riusciamo ad approfondire, ma che insomma possono continuare a fare con te. E poi noi ci sentiamo la prossima puntata sulle fonti TV, così riprendiamo come sempre le strategie che ci hai portato oggi e andiamo a verificare che cos'è accaduto. Va bene, arrivederci Manuela, buon lavoro e saluto tutti Grazie. gli spettatori.